Ciao ragazzi, benvenuti in una nuova puntata del Garage People, Claudio Riotti, Sergio Ciao Viganò ragazzi. e con noi oggi abbiamo Umberto Corti e Alessandro Bonarotti, rispettivamente Product Manager degli accessori e Innovation Manager accessori di Vittoria. Bene, Ciao a tutti. grazie per l'invito, ciao. se ci seguite da un po' sapete che nel Garage People vi facciamo vedere un sacco di cose nuove, andiamo a conoscere più nello specifico i nostri ospiti. Qua sul tavolo vedete tanti accessori, tante cose strane. Ovviamente andremo a parlare degli inserti per le ruote della mountain bike e poi quindi andremo anche a sporcarci le mani nella nostra sezione per vedere proprio come si installano, come funzionano. Siamo pronti, ragazzi? Avanti tutta. Tantissimi. Allora, partiamo con Umberto. Ci siamo conosciuti al Vittoria Park, dove siamo stati all'inaugurazione. Se non sapete che cos'è il Vittoria Park, abbiamo sotto linkato l'articolo proprio che spiega di che cosa si tratta. Poi magari Umberto ce ne parla più nello specifico. E vogliamo sapere un attimino, a parte che cosa fai in Vittoria, ma anche un pochettino il tuo passato. Quindi. Sì, allora, partendo dal Vittoria Park, dove ci siamo conosciuti, è nato dall'idea per due funzioni. La prima, quella interna, che è un centro per il test e lo sviluppo dei pneumatici da bici ed è una struttura unica al mondo, ma poi in seguito è stato anche pensato come centro ricreativo, cioè per avvicinare pubblico, ciclisti, giovani, promesse alla bicicletta. Mentre parlando dal mio background, si va un po' indietro nel tempo, io ho fatto per anni il biker, nella categoria cross country, ho corso per vari anni in Coppa del Mondo e sono riuscito anche a conquistare due titoli nazionali nel cross country e nel marathon nella categoria under 23, nel 2008, nel 2010 secondo, sempre nel cross country dietro a Fontana e poi avevamo vinto anche dei campioni italiani team relay, sempre cross country. Bene, quindi l'esperienza sulle ruote grasse c'è, complimenti anche per i tuoi risultati, esperienza che poi ovviamente si è tradotta adesso nello sviluppo proprio di tutti questi componenti che vedremo tra poco. Ma Vittoria, chiaramente qua parliamo dell'Airliner Lite, un nuovo prodotto, anche di quello poi trovate il link sotto per andare a vedere tutte le specifiche, ce ne parleranno ovviamente anche i ragazzi. Vittoria fa anche comunque pneumatici, vediamo anche qua delle cose che abbiamo detto sono per semplificare la vita del biker, dacci qualche altro piccolo dettaglio su Vittoria. Vittoria è una delle più grandi aziende produttrici di pneumatici specifici di bicicletta al mondo e negli accessori il nostro compito è quello di sviluppare prodotti che vanno a migliorare le performance dei pneumatici e del sistema a ruota, ma che vanno anche a semplificare la vita dei nostri utenti. Alessandro, però scusa, ma non ti abbiamo introdotto, adesso parlaci un attimino di te. Noi ci conosciamo da un po' più di tempo che con Umberto, dai campi gara di diversi anni fa, enduro elettrico, quindi sappiamo che anche te hai una grandissima esperienza sul prodotto, sulle ruote grasse. Raccontacelo un attimino, dai. Allora, io sono appunto un tecnico praticante perché adoro tutto quello che è mountain bike, soprattutto. Adesso mi sono dovuto far piacere anche il road per lo sviluppo dei prodotti. E come dicevo precedentemente, tutti i nuovi prodotti, le nuove idee sono nati appunto dalla pratica e dal comprendere quali sono le esigenze dei vari atleti, dei vari rider. E da qui, grazie al mio background come tecnico specializzato in sistemi sospensivi, sono nate le prime idee di sviluppo proprio per questa tipologia di membrane, o inserti per gomme, per poi arrivare a quello che oggi, questa rivoluzione, che per noi è una rivoluzione e siamo convinti che andrà a rivoluzionare il mercato, proprio per il fatto che andremo a introdurre il concetto di sospensione per il pneumatico della ruota. Alessandro, però Vittoria non è solo performance, è anche tanta innovazione, che è, come dire, un ambiente molto particolare, fatto di scoperta, di ricerca. Come vi approcciate a questo mondo per migliorare le condizioni dell'utente, degli atleti? Che lavoro ci sta dietro ai nuovi prodotti? Sì, allora, per lo sviluppo dei nuovi prodotti, innanzitutto, tutto nasce dall'esigenza.
quindi dal vivere quello che sono le gare, quello che sono i campi gara e le vere esigenze degli atleti. Quindi partendo da quel presupposto, quindi vivendo la vera vita del rider, essendo anche rider, si iniziano a capire quali sono le difficoltà e come poterle risolvere. E proprio così nacque dal buon Alberto nel 2012 l'idea e l'inizio, diciamo, a quello che sono oggi gli inserti per pneumatici. Cioè si era partiti comunque sia dal tentativo di andare a migliorare quella che era la performance del tubeless, ma soprattutto andando a eliminare le criticità, quindi le forature, lo stallonamento, perché tanti anni fa ci ricordiamo tutti benissimo che le sezioni dei canali dei cerchi erano molto molto ridotte, e quindi con il burping, cioè quindi la flessione del pneumatico, la stallonatura, quindi la perdita di aria, era all'ordine del giorno, soprattutto nelle discipline dell'enduro, del downhill, quindi gravity, no? Con questa tipologia di prodotti e soprattutto con l'avvento poi delle mousse, dei salsicciotti, come li chiamano volgarmente tutto, noi li chiamiamo inserti per pneumatici, tire insert, siamo riusciti inizialmente a eliminare quelle che erano le vere criticità o quelle che si pensavano essere le vere criticità, quindi l'eliminazione della foratura e dell'anti-barbing. E nel proseguo dello sviluppo, tra test eccetera eccetera, abbiamo capito che non solo si potevano risolvere quei problemi, ma la vera innovazione è stata nel comprendere come poter controllare la sospensione creata dal pneumatico, aspetto che fino ad oggi non era stato valutato in questo senso, e noi con lo sviluppo di questi prodotti, questi foam, abbiamo capito come rendere la prima sospensione il pneumatico o il connubio, il sistema tra pneumatico e inserto. Quindi Umberto, adesso andiamo a parlare un po' soprattutto il peso sempre degli inserti è una cosa che comunque interessa tanto ai rider, anche se poi magari usati su bici da enduro che pesano 15-16 kg, sui bike che ne pesano dai 20 ai 25, quel 300-400 grammi in più o in meno non è che faccia la differenza, ma qua siamo a pesi ancora più ridotti, giusto? Si parla assolutamente di... sì, assolutamente sì. Allora, nello specifico, questo prodotto è dedicato ai segmenti di mercato che vanno dal cross country al trail, passando per anche il down country, che è la disciplina che sta un po' nel mezzo, che fa da collegamento tra i due. Quindi sono discipline dove comunque si fa anche dislivelli in salita, si pedala, e il peso delle masse rotanti sappiamo che influisce parecchio sulla performance, sia in salita ma anche in discesa, perché influisce sulla guidabilità della bicicletta. Quindi questo prodotto molto leggero, siamo al limite dei 50 grammi, siamo circa sui 55 grammi, e appunto, come dicevamo prima, l'evoluzione, l'innovazione e l'evoluzione hanno spostato quello che è l'inserto da un prodotto che era nato puramente per protezione dagli impatti o ridurre il rischio di foratura o stallonamento, a un elemento che va ad influire sulle performance del sistema ruota. Quindi, parlando sempre segmento cross country trail, i pneumatici sono più leggeri rispetto alle costruzioni che abbiamo sugli pneumatici da enduro o da downhill. Quindi sono carcasse che vanno a deformarsi più facilmente. Per esempio, pensiamo quando ci troviamo in discesa a bassa pressione, ad oggi in Coppa del Mondo i rider pedalano anche a un bar e due. Con una carcassa molto più morbida c'è il rischio che in alcune condizioni il pneumatico vada in deriva, o comunque perdita di feeling o perdita di guidabilità. Con questi nuovi inserti, con anche il nuovo shape, il nuovo design, la forma che abbiamo sviluppato, andiamo a creare più supporto sul pneumatico, sulla carcassa, quindi in discesa si va ad avere un po' più sostegno in curva. Questo è un aspetto sul quale abbiamo lavorato molto. C'è comunque
l'aspetto legato al run flat in caso di foratura. Pensiamo sempre alla dinamica racing nel cross country, ci sono le aree tecniche dove i rider vanno a sostituire anche le ruote volendo. Quindi nel tratto tra il momento in cui avviene la foratura e la perdita di pressione e l'area tecnica possono arrivare anche massimo 2-3 km. Ecco, grazie a questi inserti si va a ridurre quella che è la perdita di potenza, perché si ha più scorrevolezza, riesce a mantenere la forma del pneumatico in posizione pedalabile e mantenere anche i talloncini del pneumatico sul cerchio, quindi migliorando anche quella che è la sicurezza. Umberto, a me affascina sempre molto il percorso che c'è nello sviluppo di un prodotto, perché comunque arrivare a un risultato di questo tipo coinvolge tante persone, sono tanti anni di studio e di test. Fino adesso abbiamo parlato molto dell'aspetto tecnico, quasi da laboratorio, che sta dietro questo prodotto, ma immagino che dietro ci siano anni di prove e soprattutto di feedback da persone che hanno collaborato per andare a modificare i dettagli corretti e arrivare allo stato dell'arte. Mi racconti un po' cosa c'è dietro e cosa avete fatto sul campo per arrivare a questo risultato? Sì, Vittoria, sarebbe bello riavvolgere un attimo la pellicola in questo caso, no? Vittoria è stata ormai nel 2017 la prima azienda produttrice di pneumatici da bici a credere negli inserti, perché a quel tempo c'era già qualche prodotto sul mercato, ma che arrivava da aziende non legate al mondo degli pneumatici. Invece Vittoria è stata la prima in questo campo tra le aziende produttrici di pneumatici. Nel corso poi degli anni lo sviluppo ha portato a introdurre un prodotto specifico per gravel, ultimo il prodotto specifico Road, e adesso siamo con questa innovazione dell'Airliner Light che arriva e apre anche una nuova pagina per quanto riguarda gli inserti Airliner, e gli input arrivano per questo prodotto dal mondo delle gare. Noi è già alcuni anni che collaboriamo con i team più importanti, che ci hanno dato grandi soddisfazioni con delle vittorie stupende in Coppa del Mondo, sia uomini che donne. Ma ecco, con loro, grazie ai feedback, grazie al lavoro fatto praticamente tutti i weekend sui campi gara, si è arrivati a raccogliere quello che erano i miglioramenti richiesti dagli atleti, e poi il lavoro che c'è stato dietro è stata la ricerca del materiale, dei materiali, test di materiali nuovi e lavorare anche al design del prodotto, perché per quanto riguarda gli inserti, questi due fattori sono i principali che poi vanno ad influire su quella che è la performance finale del prodotto. Quindi questo è stato un po' il cammino che abbiamo intrapreso. Ok, grazie. E adesso è arrivato il momento di sporcarci le mani. Eccoci quindi nella nostra zona garage. Ale, questo è ovviamente l'Airliner Light, una sezione. Adesso vediamo il montaggio, lo smontaggio e anche gli accessori che avete creato apposta proprio per facilitare un po' la vita, come dicevamo prima, del biker, perché sembra che sia difficile montare e smontare degli inserti, ma come vedremo anche grazie a questi diventa quasi una passeggiata. Sì, innovazione per noi vuol dire anche tutte quelle facility o accessori che permettano di agevolare l'utente che acquista appunto i nostri prodotti, e in questo caso un inserto per pneumatici, proprio per andare ad installare e disinstallare facilmente, eliminando tutte quelle problematiche penso abbastanza note tra tutti gli utilizzatori. Quindi nello specifico siamo andati a sviluppare una levetta che è composta da un materiale in fibra di carbonio, quindi bella, resistente, molto robusta, che permette di tallonare e stallonare senza flettere, quindi applicando una forza maggiore. C'è un po' di chicche, poi ha un po' di chicche, un po' di particolarità. Qui c'è un ingaggio che serve per fissare la levetta
sul raggio una volta che si stallona la prima parte, il primo lembo di pneumatico, quindi la seconda mano, la terza mano. Poi qui in testa, in modo da poter operare perpendicolarmente alla valvola, abbiamo creato una nicchia che si presta per svitare il prestacore. Quindi l'anima proprio della esatto. valvolina, infatti, ottimo. Il fatto di essere perpendicolare agevola appunto la rimozione della valvola. Poi si incastra una sull'altra. Poi la particolarità di questa leva, che fino adesso potrebbe essere una leva tradizionale perché alcune leve presenti sul mercato offrono queste caratteristiche, è questo uncino, ok? Poi vi faremo vedere dopo come meglio viene utilizzato. Fondamentalmente si aggancia, si vincola al cerchio, al canale, e per mezzo di un'azione ortogonale permette o di tallonare o di stallonare la gomma, e soprattutto di andare a far posizionare il beam, il tallone, al centro del canale per andare sulla circonferenza inferiore del cerchio e agevolare l'inserimento dell'ultimo lembo, che è sempre quello esatto. In pratica proprio che non viene, ma dopo lo vedremo nel dettaglio durante l'installazione. Oltre alla levetta abbiamo creato ulteriormente questo tools che facilita l'installazione, il montaggio, ma soprattutto la disinstallazione, perché quando utilizziamo i pneumatici con gli inserti a lungo, per via dell'incollaggio, della giunzione che avviene con il sigillante, per mezzo del sigillante, quando andiamo a rimuoverli i talloni rimangono incollati al bordo del canale, e inoltre essendoci di mezzo anche la membrana, l'inserto più o meno denso, quando proviamo ad andare a stallonare solo con le mani libere diventa praticamente impossibile. Per mezzo di questa leva noi applichiamo una forza elevata, riusciamo a stallonare, a staccare il beam dal tallone, e quindi poi riusciamo ad inserire la levetta e proseguire, diciamo, nel mestiere, oppure possiamo anche utilizzarla su tutta la circonferenza andando a scollare, eccetera eccetera. Sempre su questa leva la parte, diciamo, di contatto è gommata, quindi non è tutta in plastica, ma c'è una parte in gomma che serve per non andare a rovinare il pneumatico e a fare maggiore aderenza. E sui due terminali ci sono due leve con una gola che serve praticamente, la gola, quando si estrae il primo lembo di pneumatico, ok, tutto il per facilitare, esatto, l'estrazione. C'è questa gola qui che praticamente permette di facilitare l'estrazione, e ovviamente qui abbiamo delle leve importanti, lunghe, dove si riesce a fare veramente tanta forza, soprattutto per disinstallare ma anche per installare, quindi è molto versatile. Adesso, se vuoi, Claudio, ti faccio vedere, non so se mi hai visto montare un inserto su una gomma. Qualche decina. Ti posso illustrare. O forse anche centinaia, no dai, centinaia magari no, ma ne ho provati veramente tantissimi. Ti posso intanto mostrare com'è il prodotto. Scatola. Sì, il package, cartone, il package è stato studiato, è in cartone, tutto riciclabile, quindi qui non c'è di plastica. All'interno ovviamente viene ripiegato e foldato il prodotto, ok, che una volta estratto riprende la sua forma originale ad anello e può essere installato agevolmente. Ma per l'installazione normalmente bisognerebbe applicare con uno spruzzino, purtroppo non l'abbiamo qui con noi, e quindi facciamo, però lo diciamo, conviene sempre meglio inumidire sia l'inserto che il tallone, il bordo della gomma, proprio per andare a non creare aderenze durante l'installazione. Ma semplice acqua o acqua e sapone? Acqua e sapone, acqua e sapone, ma è sufficiente anche solo acqua, se non si dovesse avere il sapone. Quindi questo prodotto si può inserire senza problemi, ha una gola, un canale qui interno che si va a posizionare nel centro del canale, che è quello che poi aiuta a pressioni basse a mantenere i talloni in posizione, eccetera eccetera. Quindi si inserisce molto agevolmente, la sua circonferenza è leggermente inferiore rispetto a quella del cerchio, proprio per avere una funzione di elastico e quindi permettere durante l'utilizzo in ramflet, in caso di foratura,
di avere una maggiore adesione e tenere il cerchio molto tallonato. Un aspetto, una considerazione che faccio sempre per installare bene i copertoni, soprattutto con gli inserti, noi consigliamo di lasciare la valvola per ultimo, cioè quindi andiamo a completare il tallonamento sulla valvola. Okay. Cioè si inizia dalla parte opposta, si inizia dalla parte opposta per finire sulla valvola, quindi ci fermiamo 10 gradi prima della valvola da una parte. Quando si arriva a questo punto dove resta l'ultimo lembo, quello più ostico, qui intervengono le nostre levette speciali che con questo speciale tool permettono di, tramite una manovra ortogonale, di andare a posizionare il tallone al centro del canale. Adesso non so se si riesce a vedere. In pratica così cosa facciamo? Andiamo a prendere un diametro... Andiamo a recuperare spazio. Sì, un po' più spazioso, perché comunque andiamo dentro nella gola. Senza leve. Esatto, e si facilita di molto. Esattamente, questo uncino ha questo tallone e questo spazio, praticamente, questo spessore porta il tallone al centro del cerchio, quindi dove si ha un minor diametro. Bene, lavoro super semplice, allora vediamo anche la disinstallazione, perché con queste super pinze credo che sia altrettanto semplice. E mostraci pure, Ale. Allora, sì, appunto, per disinstallare abbiamo creato questo tool, questa pinza, che permette non altro di poter agguantare il copertone con una forza importante senza quindi rovinarsi le mani, e permette di poter afferrare, che facendolo così, capisci, no? E voilà. Quindi anche questa è un'operazione molto semplice, grazie. Esatto, anche a questi. Senza di lei diciamo che c'è un po' da rognare per poterla disinstallare. Allora, ok, l'installazione l'abbiamo vista, abbiamo visto anche nel dettaglio la valvola, che ovviamente nessuna cosa è lasciata al caso, anche quella è forata lateralmente per far sì che anche quando l'inserto appoggia su di lei, in pratica l'aria riesce a passare dai fori praticamente laterali. Esatto, quindi non occlude il passaggio del sigillante. Anche questa cosa super studiata. Adesso le ultime tre cose, quindi abbiamo parlato nel backstage dell'isteresi elastica, che magari ci spieghi brevemente, poi della sospensione proprio dell'airliner, che agisce come sospensione, e poi anche dell'impermeabilità al sigillante, cosa che purtroppo in molti prodotti che ho testato non era molto buona. Quindi lasciate la parola. Ok, grazie Claudio. Allora sì, durante lo sviluppo di questo prodotto il driver fondamentale, oltre a trasformare il pneumatico in una vera e propria sospensione, era il fatto di non andare a introdurre dissipazione di energia durante il rolling, soprattutto per le categorie cross country e marathon, dove i pesi e le masse inerziali o masse rotanti giocano un ruolo molto importante. Per fare ciò abbiamo creato appunto questa membrana super elastica, quindi il materiale conferisce al prodotto un'elasticità molto elevata, di gran lunga superiore a tutto quello che attualmente oggi si trova sul mercato. All'interno del pneumatico, dove avremo una pressione di 1 bar e 2, 1 bar e 3, quello che vediamo adesso sarà rimpicciolito addirittura di un terzo, e per via del fatto che è un anello, la trazione e la compressione fa sì che questo prodotto si schiacci e si allarghi, quindi vada a proteggere sui lati, ma si allontani dal punto di contatto con il pneumatico, diminuendo l'isteresi. Quindi l'aria è in assoluto, e il tubeless sono in assoluto i due componenti che introducono la minore isteresi. Quando si va a entrare in contatto, impattare con un qualcosa, è proprio lì, in quel momento, in quell'istante, che l'isteresi aumenta, la dissipazione di energia aumenta, per via del fatto che il materiale comunque si assorbe e toglie energia, e quindi diciamo che con questo principio e con questa riduzione volumetrica noi andiamo ad annullare completamente quella che è l'isteresi
E in pratica il rider, quando utilizza questo prodotto, non sente nessuna differenza dalla gomma solo tubeless alla gomma tubeless più inserto. Come dicevo prima, tra le caratteristiche legate al materiale c'è anche quella fondamentale, dove siamo andati a migliorare nettamente la performance rispetto alla gamma precedente, è relativa al non assorbimento di nessuna tipologia di liquido, tra cui i sigillanti di ogni genere marca. Quindi questo materiale qui ha una pelle costituita da una pelle esterna superficiale a base plastica, dove i pori sono talmente piccoli che formano una superficie estremamente liscia e quindi l'adesione del sigillante è veramente remota. Difficilmente, cioè, per dirla in due parole, quando metterete il liquido all'interno di questa gomma con questo inserto, lo troverete tutto liquido in fondo, senza addensamenti, senza grumi e quant'altro, cosa che invece purtroppo si è vista nel corso degli ultimi anni anche con alcuni dei nostri prodotti. Perché io ho visto con altri prodotti che quando c'è un taglio poi il liquido inizia a entrare. Ovviamente può accadere che a lungo termine o con degli impatti eccessivi il prodotto si possa lievemente danneggiare e in questo caso qui il sigillante può penetrare solo superficialmente perché il materiale polimero è a celle totalmente chiuse, quindi in prossimità del taglio, laddove ci sono queste celle tagliate, comunque sia un materiale craccato, può penetrare e aderire una piccolissima quantità di sigillante, ma una volta che il liquido, se lo si smonta, lo si estrae, lo si lascia, diciamo, asciugare, praticamente evapora tutto, è come se fosse una piccolissima spugna che proprio in quel punto assorbe in maniera minima il sigillante. Bene Ale, grazie mille per queste spiegazioni, grazie anche a Umberto, a Sergio. Noi siamo arrivati alla fine del video e non ci resta che ovviamente montare le Runner Light sulle nostre bici e andare a provarlo. Poi se volete sapere il prezzo e maggiori dettagli, sotto in descrizione trovate il link all'articolo e anche i contatti poi per Vittoria. Ci vediamo nel prossimo Garage People. Ale, grazie ancora. Ciao, speriamo, grazie, di vederci, Claudio, in giro in bici. Alla, okay? Alla prossima, ragazzi, e continuate a seguire bicilai.it. Ciao!